Ben ritrovati ad un nuovo video dei Talkers. Questa sera conosceremo una giovane YouTuber e content creator, fondatrice dei canali YouTube L'ora del tè e Paella Lambrusco. Da Benidorm salutiamo Alice Guerrini. Ciao Ciao Alice. Ali, Ciao. Ciao Alice, Ciao. buonasera. Grazie dell'invito. Ma Grazie a te. grazie a Grazie te. a te. Anzi, Sei buonasera. pronta? Esatto, alla Stardes, esatto. Allora, senti Alice, come avevo già anticipato, no, nell'introduzione, sì, tu vivi in Spagna, Benidorm, io ho seguito un po' il tuo canale e anche qualche post e mi ha colpito perché tu mostri una Benidorm di grattacieli, di turismo, di movida, ma anche una Benidorm di spiagge, di mare e anche di tranquillità. Cioè, due facce della stessa medaglia, ma a te cosa ti ispira e cosa ti piace dell'una e dell'altra? In realtà, cioè, Benidorm è proprio un concentrato di questo. Hai due zone, hai la parte dove, che è praticamente metà città, in cui tu sai che se entri lì è per far festa. Quindi se un giorno sei ispirato e dici ok, voglio divertirmi, vai in quella parte. Ma se ti vuoi rilassare, intorno a Benidorm ci sono, oltre alle calette, perché più che altro le spiagge di Benidorm l'estate sono un po' affollate, però intorno è rimasta tutta la natura, perché alla fine Benidorm è lunga, però è molto stretta. Quindi ha anche un sacco di calette. Io che poi abito proprio alla fine di Benidorm, nel quartiere della festa, se scendo Ah, guarda caso, eh! Guarda caso! Io credevo che tu fossi più per la vita tranquilla. esatto. Se scendo da un lato vado a fare la festa, se scendo dall'altro lato, vado nelle calette tranquille in mezzo alla natura. Cioè, è una cosa assurda, è una cosa veramente assurda. Bellissimo. Sì, Come sì, sì. ti Quindi, svegli, dipende. esatto, ecco, ti puoi scegliere. Ma quindi un po' Esatto. anche il tuo carattere così ti Sì, dipende dai piace? giorni. Sì. Sì. La domenica preferisco rilassarmi, il sabato preferisco la festa, quindi. Quindi hai Da trovato. lunedì al venerdì? Da lunedì al venerdì, guarda, con YouTube ormai praticamente è solo computer dentro una stanza, quindi ormai ho lasciato perdere. Sì. Ecco, stasera in che mood sei? Divertimento o Esatto. tranquillità? Per farci Stasera capire. divertimento, stasera ci divertiamo. Ecco. Hai trovato la compagnia giusta, ecco. Speriamo. Dai, speriamo di sì. Ascolta, tu sei una di quelle, potremmo dire, un cervello in fuga. Sei una di quelle che ha deciso di andare via dall'Italia, no? Vorrei evitare i soliti luoghi comuni, i giovani che vanno via. Dici semplicemente due motivi per partire, quindi per lasciare l'Italia, e due motivi per tornare in Italia. Ok, allora due motivi che poi sono stati i miei fondamentalmente, sono stati, anzi in realtà è stato uno, cioè ero al 76esimo stage post laurea, quindi è stato Come ti quello. capisco, come ti capisco, quanti ne ho fatti? Come ti capiamo? Cioè, arrivato al punto in cui facevo poi sempre lo stesso ruolo, ma sempre a stage, ho detto guarda, basta, non ne posso più. Due motivi per tornare sono vabbè, famiglia e amici, sicuramente perché all'estero soffri abbastanza la solitudine, nonostante magari ecco, ti fai degli amici, però non sono, cioè, per quanto poi gli spagnoli siano tranquillissimi, cioè sono stati con noi gentilissimi, ci hanno invitato subito a casa, qualunque cosa di cui abbiamo bisogno, loro ci sono sempre, sono un popolo molto aperto, però comunque sei sempre all'estero. E il secondo motivo è il cibo, cioè quello purtroppo io soffro ogni giorno, soffro veramente. Sì, tu scrivi, ti mancano gli arrosticini, anche se poi fai vedere il pesce. Rostella. Ma il cibo è buono qui, però comunque Sì. non è chiaramente quello italiano, quindi mi mancano un sacco di cose. Beh, no, dai, il pesce no, dai, non ci credo. Sì, no, Sì. allora è buono. Allora, dico la verità, gli ingredienti della cucina spagnola sono buoni, perché sono freschi, comunque c'è un bel clima, insomma non è che vivi, non lo so, in Svezia che dici che vuoi che cresca a meno 50 gradi, no, no, qui c'è tutto. Però manca la varietà, cioè quello che mi sono resa conto della cucina italiana è che c'è tantissima varietà, cosa che qui non c'è. Cioè qui È con vero. due che sei qui li hai provati tutti i piatti della Spagna. Sì, tipico piatto, il pesce con la patata ovunque. Un mese in Patate. Spagna io ho mangiato patate tutti i Le giorni. patate canarie, come si chiamano? Basta.
È come in Germania, in pratica, che ti piacciono le patate ovunque, fritte, al forno. Sì, ma cotte male in Germania. È vero. Tenerife, infatti, quelle patatone lì, le patate canarie, si chiamano patate canarie, proprio così, le davano ovunque. Sì. Vabbè, d'altronde uno va a Tenerife anche per quello, no, Gabri? Esatto, certo. Guarda, vedi che mi passa la patata bollente a me. Niente. Ecco, insomma, abbiamo affrontato anche l'arte culinaria, però Alice, veniamo anche un po' al tuo canale, l'ora del tè. Infatti io volevo, come ho fatto in diretta, o mangiarti, passiamo dall'ora del tè, come ho detto, all'ora della tisana, perché esatto. Va bene, infatti fate pure come se noi non ci fossimo, andiamo anche un noi po' di adesso. Zucchero, fruttosio, stevia, cosa preferite? Questo è il potere della tazza del tè, cioè il momento esatto. In cui la prendi, ti rilassi, è come se fossi a casa, cioè proprio questo potere magico la tazza del tè. Poi è bello tenere la tazza così, ti dà un senso di sicurezza, insomma, sì. E poi ovviamente affrontare certi argomenti è l'ideale. Però adesso veniamo appunto alla... insomma al tuo cambiamento, cioè, ha detto Federica che poi tu hai parlato anche di Paella Lambrusco, insomma il canale, per poi arrivare anche all'ora del tè. Ecco, sì. Qual è stato, quali sono stati i pensieri che hai attuato per puntare tutto su quel canale? Perché poi io mi sono immaginato anche tu che dici ok, questo può funzionare secondo me e può, come in effetti è stato, attirare l'attenzione di tanto pubblico in così poco tempo. Ecco, qual è stato poi il passaggio? Il passaggio è stato che ho capito dopo un anno più o meno che appunto avevo Paella Lambrusco un po' meno, che comunque la crescita su YouTube è molto lenta, non è come gli altri social per esempio, quindi avere un canale di nicchia con un algoritmo comunque di YouTube un po' diverso, chiaramente non potevo aspirare a trasformarlo in un lavoro. Io non è che vivo in Cina, che quindi sai, magari fare un canale sulla Cina è particolare, cioè sì. In Spagna ci vivono tutti e ci sono 6 milioni di canali sulla Spagna, quindi io ero uno tra mille, perciò l'ho usato più che altro come una sorta di rodaggio, no? Per cominciare a capire come si editavano i video, come fare le riprese, come stare davanti a una telecamera. Poi quando mi sono sentita pronta, il progetto dell'ora del tè c'era già da qualche mese prima rispetto a quando l'ho aperto, però non volevo ricominciare da capo di nuovo con l'algoritmo lento di YouTube, quindi ho aspettato che uscisse un argomento in trend. Nel trend aprivo ogni giorno Google Trend USA, perché poi è l'America quella che fa i trend, noi li riprendiamo e basta. Sì. E quindi ho detto fammi anticipare qualcosa, vediamo se riesco ad anticipare un argomento in modo che faccio il botto e mi evito il primo anno di YouTube, quindi almeno arrivare subito ai 1000 iscritti, in modo che poi YouTube piano piano ti consiglia sempre di più. E infatti poi come ho visto il processo di Johnny Depp ho detto che okay, l'argomento è questo. Infatti poi ero andata su YouTube Italia, nessuno aveva parlato di questo processo, qualcuno forse aveva parlato di quello contro il The Sun, però poco, mentre in America se ne è parlato tanto. E quindi ho detto guarda, io ci provo, infatti siamo stati io e un'altra YouTuber che ha pubblicato il video il giorno prima di me, a essere le prime YouTuber d'Italia a parlare del processo di Johnny Depp. A proposito di questo, secondo te perché questo processo rispetto ad altri ha creato tutto questo caos mediatico? Cioè cos'è che l'ha reso più appetibile per i media e per il pubblico? I motivi secondo me sono stati diversi. Il primo è che comunque è stato un processo trasmesso in diretta, cosa che non tutte le star fanno. Già io penso per esempio Angelina Jolie e Brad Pitt che adesso sono in causa, escono pochissime notizie in realtà. Invece quello è stato, diciamo, fatto apposta anche dallo stesso Johnny Depp, ha voluto dargli un risalto mediatico perché quella doveva essere la sua rivalsa, il suo ritorno. E infatti così è stato. E quindi c'è stato proprio anche, diciamo che questo processo in America è stato già fomentato da 3-4 mesi prima che cominciasse, c'erano già le faide su Twitter tra il team Amber Heard, il team Johnny Depp, e insomma, quindi poi siccome appunto Johnny Depp ha tantissimi fan, dato che questo se avesse vinto sarebbe stato il suo grande ritorno, allora ha fatto tutto questo scoppio mediatico, quindi questa cosa. Cioè perlomeno io la vedo così, non so, fatemi sapere voi che ne pensate, io più o meno l'ho interpretato così. Assolutamente, cioè, poi cioè, ce n'è di carne al fuoco anche lì, veramente. No, a me era questo da pensare ai primi processi mediatici in Italia negli anni 50,
quando eravamo in piena epoca post-fascista, e siccome durante il fascismo ogni notizia di cronaca nera veniva censurata perché tutto era bello, tutto era buono, e quindi non si parlava di omicidi, non si parlava di pedofilia, non si parlava di nessuno di questi argomenti, quando poi dopo il fascismo iniziarono a parlare nuovamente di cronaca nera anche sulle testate giornalistiche, quando poi ci furono i primi processi, c'erano persone che si accalcavano nelle aule per seguirli, no? Ma sì, no, non era chiara, era stato quel ventennio in cui non se n'era parlato che aveva fatto sì che la gente fosse interessata. In questo caso invece noi siamo in un'epoca in cui c'è praticamente di tutto, trovi di tutto, c'è quasi un surplus di informazioni, eppure sì, questo processo ha scatenato la curiosità di tantissime persone. Sì, sì, anche di chi non ne aveva trattato, cioè a me, io sono stata invitata in canali YouTube che non parlavano proprio neanche di attori quasi tra un po', cioè è stata proprio... Sì, 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 quindi e la risonanza mediatica è stata tantissimo, veramente tanta. Si vede che è l'unione di due mondi, quello attoriale e quello della cronaca, che è stato un mix perfetto, proprio micidiale, che ha lasciato... Johnny Depp porta anche la musica, perché lui stesso è musicista. Io ho visto anche molti commenti di musicisti, di rockstars. Interessante. Sì, sì, molto, molto. Sì, e sì, quindi sì, se vuoi, tu lo volessi dare un consiglio a chi magari è un po' indeciso su quello che magari è un canale, vuoi dare una pillola così a bruciapelo, cosa ti sentiresti di dire, Ali? Di controllare i trend, cioè quello. Allora, quando una persona ha un'idea, ci sono due strade, che io poi questo non è che l'ho visto in un video di YouTube di una ragazza, ha detto: se tu vuoi aprirti un canale di nicchia, apriti prima un canale che prenda più pubblico, trova un argomento in trend e parti. Quando sei un pochino famosetto, comunque insomma gira un po' di gente intorno a te, ti puoi aprire il secondo canale, che è quello che veramente volevi fare, e portarti la gente di là. Quindi è per questo che molti YouTuber hanno primo e secondo canale, perché magari nel primo cerchi di prendere più pubblico, nel secondo parli solo di quello specifico che vuoi tu. Quindi questa è la pizza che ho trovato online anch'io, non è che... Vabbè, comunque sono consigli utili, per carità. Certo. Sì, sì, e poi devi essere veramente interessata, insomma, a trattare un argomento. Sì, comunque una fase di interesse ci deve stare, perché se fai video solo per le visual si vede. Cioè, quando un argomento non ti interessa si vede. Cioè, Poi sono fondamentali anche le collaborazioni. Tu stessa hai detto con Victor Lazzo, che e lui è fortissimo. Lui, benvenuti con Victor Lazzo, tanto vi abbraccio. Sì, quella con lui è stata la mia prima collab, cioè è stato strano vederlo in live, io ero abituata a guardarlo passivamente su YouTube, invece lui che si rivolgeva a me, all'inizio ero così, i primi 2-3 minuti di live guardavo, ma non lo so. Certo. Io l'ho scoperto con le recensioni di Game of Thrones. Ah, ecco. Io della Marvel con Jay Tarr. Ah, ecco. Sì, lui fa 47 video al giorno, non so come faccia. Caspita, che pazienza. Sì. Questo è... ci sta, vedi, poi ovviamente le collab verranno, dai. Ascolta Alice, dove possiamo trovarti? Sui social, sui tuoi canali? Dici un po' di indirizzi. Su YouTube c'è L'Ora del Tè e Paie Lambrusco, poi sono su Instagram come Alice Guer e poi su TikTok come L'Ora del Tè. Questi per il momento sono i vari social, poi piano piano vedrò di ampliarli magari a qualcun altro, però questi sono i principali contatti. Va bene, allora quindi continuate a seguire noi Talkers e se non lo fate già iniziate a seguire Alice, visto che i contatti ce l'ha appena dati, per cui sapete dove trovarla. Grazie ancora Alice per essere stata con noi. Noi ci trovate su Facebook, Instagram, YouTube, Spotify e TikTok, insomma girate un po' dove ci trovate, la cominciate a seguirci, che ci fa sempre piacere. E Talkers a tutti, al prossimo video. Ciao Alice, grazie ancora. Ciao.